Quando è allo zenith, la sua stella improvvisamente impallidisce. Intorno a Gulbenkian... Classico, no? Sì, arrivi all'apice e poi comincia a crollare, normale. Intorno a Gulbenkian scoppia il più banale e torbido dramma borghese, uno di quei drammi, è qui che te l'avevo preannunciato, che è molto interessante, il ruolo della femmina russa. Da cui trama avrebbe deliziato l'immaginazione utilitaria di Henry Bernstein se costui a quel tempo non avesse dovuto nascondersi nell'ombra discreta per un reato di diserzione. Giunto all'ultima tappa della sua vita, alla soglia di una vecchiaia precoce, incontra nel deteriorato e ambiguo mondo dei russi bianchi rifugiati a Parigi, guardate, su questo mondo è fiorita una mitologia, ma questi russi sono stati importantissimi. Tra l'altro, tanto per dirne, era la classe dirigente russa, quindi erano gli immigrati che arrivano in Italia. Erano andati a finire tutti a Parigi, perché Parigi era già l'astro, per cui dice dove andiamo a Parigi. Quelli che arrivarono in Italia furono pochissimi. Ma dentro lì ci furono agenti segreti di Stalin, agenti segreti contro Stalin, personaggi incredibili, tant'è vero che quando ci fu il secondo conflitto mondiale, molti di questi, tra cui un notissimo generale, comandò le truppe russe antisovietiche e quando si arrese poi fu impiccato da Stalin, e questo è tutto un discorso che faremo un'altra volta. Vabbè, questo già... è una questione di guerra civile interna russa. Sì, però Parigi, e qui ci dobbiamo mettere sicuramente anche la famosa Cagoule, quella che fu accusata di avere assassinato i due fratelli Rosselli, che era molto inquinata. Non entriamo in dettaglio ne parliamo un'altra volta. Diciamo un'altra volta, ma la famosa Cagoule era inquinata dai servizi segreti russi. Staliniani, ricordiamocelo bene. Comunque, c'è tutta la dimenticazione. Quindi i Rosselli non è che siano morti così, no. In un certo determinato modo, ma in un altro. È sicuro che l'ha uccisi la Cagoule, ma è sicuro che la Cagoule non era quella che dicono. Diciamo che un agente dei servizi segreti lavora sempre per due o tre padroni. Esattamente, esatto, se non è un agente segreto. Giunta all'ultima tappa della sua vita, alla soglia di una vecchiaia precoce, incontra nel deteriorato e ambiguo mondo dei russi bianchi rifugiati a Parigi Lidia Pavlovna Kudayarov, figlia di uno dei tanti ex generali dell'impero. Espressiva bellezza enigmatica caucasiana, dalla fronte ampia sotto cui brillano occhi neri. Ricordiamoci che queste donne qui ci provarono anche in Italia, perché una si fece impalmare da Turati, se non vado errato, e l'altra fu l'amante di Mussolini per un certo periodo, quindi queste ci hanno provato anche qui, perché erano donne il cui scopo era quello di sedurre personaggi già inquadrati come possibili interferenze, come possibili personaggi che sarebbero andati al potere, certo. Era vero, per quanto riguarda Mussolini, certo. Non è stata solo lei. Come si chiama? Andiamo avanti, non tergiversare. Espressiva bellezza, occhi neri nostalgici che illuminano il pallore quasi olivastro del volto, dalla bocca carnosa rossa che sotto il naso arcuato esprime una pericolosa sensualità, costei domina da regina la precoce senilità di Gulbenkian. Il magnate della finanza internazionale ormai non vive che per pearsi della vista di questa donna che non l'ama. Ricordiamoci, e questo mi fa ricordare un altro personaggio di un grande scrittore che fu Pitigrilli, il quale sicuramente si ispirò a questi personaggi quando scrisse Dolicocefala bionda, grande romanzo che risente molto, perché Pitigrilli risentiva molto della letteratura francese di quell'epoca, di cui ricordava spesso lo scrittore De Cobra. Una sera, durante un ballo sfolgorante, questa è la cosa più bella di questo mondo, di bellezze muliebri e di gemme favolose, De Terding danza con Lidia Pavlovna, che cosa dica all'anima di questa enigmatica donna la parola pacata e insinuante del Napoleone del petrolio,
quale impressione le faccia la fredda agilità di quel giovanissimo cinquantenne, rimane un mistero della psicologia russa. Da quella sera, però, il destino di Kulbenkian e di Lidia è decisa. Dopo pochi mesi, la bella caucasiana è Lady Detterding. Quindi Detterding, socia in affari con Gulbenkian, frega la femmina a Gulbenkian. Gulbenkian, abbandonato, rimane solo col tormento dell'orgoglio ferito. Oh cazzo, hai dominato il mondo e c'è una donna che te frega. Vedi il mito di Sansone e Dalila, c'è sempre qualcosa e spesso è la donna che te frega. Con la visione della donna amata che aveva finalmente placato la sua tumultuosa sensualità, resta solo con la bramosia della vendetta e la tortura dell'odio. Al suo dramma personale, che ha vasta eco nei circoli molte immagini, cazzo, gli frega la femmina a Gulbenkian. Ha fatto la fine del cornudo. Tocci e di quelli grossi. E quelle, queste feste meravigliose, cazzo, arriva Detterding. Ma sembra chiaro che dietro c'erano gli interessi della Russia. Al suo dramma personale, che ha vasta eco nei circoli mondani, quando la stampa pubblica la fotografia della seconda moglie di Detterding, se ne aggiunge un altro più vasto e complesso, il tradimento versagliese ai danni del popolo armeno. A Versaglia è stata sacrificata. Smembrata l'Armenia. No, proprio sacrificata, non esiste. Smembrata, l'hanno frazionata in 5 stati, 6 stati. C'è ancora un po' di tempo? Cioè, ma stringe, è 1:10. Sì. A Losanna, col trattato di pace, è abbandonata qualsiasi idea di un'Armenia libera, tutt'oggi se ne parla ancora come della patria della, perduta. Del Kurdistan, e sono due patate bollenti che sono utilizzati dai servizi segreti o palesi per controllare la situazione. A Losanna, col trattato di pace, abbandonata qualsiasi idea di un'Armenia libera, indipendente, come era stato ventilato durante la guerra europea e durante la conferenza di Versailles, quindi li hanno fregati di nuovo. La decisione è un nuovo colpo per Gulbenkian, che ha sempre amato la sua patria e il suo popolo martoriato, e che in odio ai turchi, dei quali non ha mai dimenticato le stragi del 1922, 5 milioni di morti, ricordiamo, 1925, messi in croce, impalati, impiccati. C'è quella bellissima foto di quelle donne nude in croce. È stato uno degli artefici silenziosi della guerra contro Kemal. Fu Kemal che organizzò la strage degli armeni. Quando gli inglesi... Il padre della patria. Esattamente. Atatürk Kemal. Padre della Turchia, padre, certo, del popolo turco. Certo. Massone quant'altri mai. Quando gli inglesi, col trattato di Losanna, trascurano definitivamente la causa armena, e hanno, dal loro punto di vista, hanno perfettamente ragione, egli prepara la rivincita sui manipolatori dei trattati di Versailles, di Sèvres e di Losanna, i quali, per ottenere mano libera sui petroli di Mosul, hanno abbandonato l'Armenia alla Turchia e alla Russia. Importante questo. E questa rivincita si compenetra alla vendetta contro l'amico che gli ha rubato la donna amata. Dopo discussioni, intrighi e lotte tra la Royal Dutch, la Shell, l'Anglo-Persian e la Standard Oil Company, si è addivenuti ad una pace apparente. Detterding e Rockefeller non si lottano più, poiché quest'ultimo ha ricevuto un 25% dei diritti di sfruttamento sui bacini del petrolio dell'Iraq. Eccolo il punto cardine e focale che ha determinato le ultime guerre, di quelle più recenti. Anche quelle economiche e finanziarie che stanno avvenendo adesso, certo, ma partono dai presupposti che abbiamo, sì, lì, dalle invidie personali dell'uno dell'altro. Per quale ragione gli americani hanno fatto guerra e hanno fatto fuori quel povero Saddam? Per questo 25%. Ma all'accordo rimane estraneo Gulbenkian, il quale è sempre possessore di quel 5% ricevuto come grazioso dono dall'Anglo-Persian e dalla Shell per la brillante operazione con la Banca di Stato turca nel marzo 1914,
e con questo 5% egli è arbitro della situazione, chi avrà a suo appoggio nelle assemblee avrà anche la maggioranza. Ecco dov'è il punto. Io mi sono chiesto molto spesso come, essendo proprietario di un 5%, ma non avendo a tua disposizione un esercito, quel 5% chiunque te lo può fregare. Però se vai in un'assemblea di queste società per azioni create appositamente per favorire il piccolo azionariato di questi magnoni, perché non è il piccolo azionariato del piccolo azionista che ha un'azione, ma il piccolo azionariato di sta gente qui, è lì che a quel punto tu puoi far valere il tuo 5%. De Telding e Rockefeller sono d'accordo per eliminare a qualsiasi prezzo l'enorme forza che l'armeno ha nelle mani, la quale potrebbe porre in pericolo la raggiunta pace tra i consorzi petroliferi anglosassoni che debbono ormai fronteggiare un nuovo grande... E non i conflitti fra le nazioni e gli stati, ma fra i possessori delle azioni, esattamente. Come esattamente adesso i possessori delle azioni delle grandi banche multinazionali, né più né meno. Ti rifermo una cosa, che debbono ormai fronteggiare un nuovo grande concorrente, il colosso sovietico. E qui noi la chiudiamo, perché mi sembra che sia stato molto chiaro, e se i nostri amici vogliono avere ulteriori delucidazioni, loro sanno che noi conosciamo tutto e abbiamo anche denunciato un certo azionista della Banca d'Italia. Non a caso. Non a caso. Ecco qua l'ambientino dove noi ci ritroviamo, le grandi vetrate delle terme di Diocleziano e il museo del... comprensorio di Diocleziano. Ricordiamo che qui siamo di fronte a un'area archeologica storica e quant'altro della dimensione di 8 ettari. Esattamente. 8 ettari di diciamo reperti storici di ogni genere. È stato ristrutturato di recente comunque. Dicevi, scusa, poi? È stato ristrutturato di recente. No, dicendo un'altra cosa. Ah no, noi siamo sempre pronti a dimostrare quello che diciamo, perché abbiamo la letteratura è sufficiente e qualsiasi nostro amico può chiederci ciò che gli interessa maggiormente, è chiaro che noi più delle volte lo manderemo a informarsi direttamente, ma comunque per i nostri amici, e anzi direi questo a conclusione poetica, mentre alle terme di Caracalla i romani giocavano la palla, alle terme di Diocleziano i romani giocavano con la mano. Io direi l'ano. Sempre so long. Sempre. Oh, un'ora è